Mister, oggi la squadra, specialmente dopo aver trovato l'1-0, ha gestito con direi autorevolezza e esperienza anche questo vantaggio, nonostante sia una squadra estremamente giovane. Sì, oggi abbiamo fatto una bella partita, ma non è già un periodo che, devo dire, abbiamo visto dei miglioramenti da quel punto di vista lì. Prima eravamo una squadra brava tecnicamente, con buone idee di gioco, che però non era bravissima a gestire alcuni momenti. Adesso noi stiamo crescendo anche da quel punto di vista lì, ho visto una squadra matura che ha capito quando doveva affondare, ha capito quando doveva palleggiare, ha capito i momenti difficili della partita dove non bisognava rischiare nulla e quelle dove potevi permetterti anche la giocata più complicata. E tu, come dicevi prima tu, tutto questo in un contesto dove la squadra è veramente molto molto giovane, quindi ha tutto un peso specifico maggiore. Io penso che, come dico sempre, ma lo voglio dire forte, i 30 punti nostri attuali, considerando che ne mancano 12, hanno un valore specifico, hanno un peso specifico, insomma, quanto i punti di una squadra che è in alto, perché noi oggi, dicevamo, avevamo nella nostra distinta 12 ragazze su 20 dal 2002 in giù. Quello, secondo me, va sottolineato, perché alla fine tutte le squadre che noi affrontiamo hanno un'età media molto più alta. E cosa dico? Che tu puoi avere delle giovani brave e quindi nel calcio non conta l'età. Dove conta l'età? Può contare nei momenti difficili, dove devi capire come gestire una gara, e in quello siamo cresciute tanto, quindi sono molto contento. Anche chi è arrivato... Anche chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo, il gol del 2-0 è arrivato dalla panchina. In generale si è visto un atteggiamento di grande voglia di entrare in questa partita, è un aspetto che piace agli allenatori. Assolutamente, alla fine quando abbiamo fatto il cerchio in mezzo al campo è stata la prima cosa che ho detto, ho fatto i complimenti alle ragazze che sono subentrate, perché non è mai facile partire da fuori, giustamente tutte vogliono giocare, però quelle che sono entrate oggi sono entrate molto molto bene, non abbassando il livello, anzi tenendolo alto, e quindi questa è dimostrazione del fatto che sono un gruppo di livello. E io sono molto fiero di loro, di tutta la squadra, di quello che stiamo facendo, però non dobbiamo sentirci arrivati. Noi vogliamo far meglio, vogliamo crescere ancora, perché abbiamo tanti margini di miglioramento e solo con il lavoro settimanale potremo farlo, e abbiamo gran voglia di farlo, ecco. Grazie. Adesso mi ruoto. Mister, oggi la San Marino Academy ha provato a passare in vantaggio e ci è andata anche molto vicina. Il Chievo ha colpito forse quando faceva più male. Sì, abbiamo provato e bene, anche con trame belle di gioco. Ci siamo creati situazioni dal forte valore di possibilità di essere concretizzate, no? Perché un conto è tirare da 40 metri, un conto è trovarsi dentro l'area di rigore tu per tu col portiere e non riuscire a farlo. Per cui le 4-5 situazioni che abbiamo creato nella prima parte sono situazioni importanti, è andata male purtroppo, e poi anche a inizio ripresa c'erano le condizioni per riprendere la partita subito, non ce l'abbiamo fatta. E il Chievo ha dimostrato il suo valore in momenti differenti di gara, no? Quando era per farlo in ripartenza lo ha fatto, quando era per farlo in gestione più della partita, che è stato più che altro nella seconda parte della ripresa, lo ha fatto bene, e quindi è andata così, insomma. Maledette traverse, avrei pensato. Sì. Il problema è che le porte hanno due pali e una traversa, no? E sentivo tempo fa in un'intervista una ragazza, forse Pirone della Ternana, che diceva, si lamentava con se stessa perché diceva che quando ha preso palo ha sbagliato lei, non è la sfortuna. Niente, dai, noi continuiamo a lavorare, è già buono e positivo che la squadra si sia riuscita a creare queste tante condizioni per fare gol contro un avversario di valore, e quindi andiamo avanti e cerchiamo di migliorare sempre partita dopo partita. Andrete avanti con una settimana in più per preparare un derby importante. Sì, con una settimana in più che ci permette di recuperare anche qualche ragazza infortunata che completamente era assente oggi, e anche qualcuna che ha giocato, che si sta allenando da qualche settimana con degli acciacchi, con delle noie, e quindi sicuramente è un prolungare, ecco, l'attesa della prossima partita che a noi fa bene. Cerchiamo di risintonizzarci un attimo, di recuperare tutte le ragazze. Siamo una squadra che
lotterà fino alla fine, e per farlo ha bisogno di tutti gli effettivi disponibili nelle migliori condizioni possibili, per cui ben venga questa piccola sosta di campionato per cercare di ripartire di nuovo di slancio. Grazie. Alice, il tuo gol è arrivato in un momento molto importante per il Chievo. C'era un po' una sensazione che l'Academy trovasse la marcatura e voi siete state molto veloci e molto ciniche in contropiede. Sì, avevamo appena, se non sbaglio, subito un loro gol che poi è stato chiamato fuori gioco, quindi l'azione dopo, subito fare gol, credo sia stato molto importante anche per darci coraggio a noi e continuare a fare una buona partita. Anche la lettura del secondo tempo ha funzionato bene, avete colpito al momento giusto. Sì, beh, abbiamo avuto molte occasioni, per cui diciamo che ce lo meritavamo, e è arrivato. Quanto era grande la voglia di ritrovare la vittoria qui all'Olivieri, una vittoria che mancava dalla seconda giornata? Sì, era un nostro obiettivo vincere di nuovo qui e siamo molto contenti di averlo fatto. Grazie.